Il 6 giugno è stata depositata dalla Corte Costituzionale una sentenza che dichiara incostituzionali dei decreti legge fatti dal governo Monti che venivano a interferire sui bilanci comunali del 2013. Quindi adesso, se le cose fossero fatte seriamente, dovrebbero succedere due avvenimenti. Uno, lo Stato dovrebbe rimandare ai comuni i soldi che li ha tolto incostituzionalmente dai propri bilanci comunali. Nel caso di Berceto, riferendosi solo a questa legge e solo al 2013, dovrebbe restituire 179.503. Sarà, credo, difficile, perché lo Stato nei confronti dei cittadini, nei confronti dei comuni, la fa sempre da padrone. Viceversa, quando vanta dei crediti lui, come conosce bene ogni cittadino italiano, invece applica more, interessi, sequestri, eccetera, li vuole a tutti i costi. Adesso noi ci muoveremo per farci dare questi soldi, ma credo che questa sentenza poi abbia anche un'importanza, perché è un'inversione di tendenza, nel senso che dice che il governo non può interferire sui bilanci comunali assorbendo una gran parte dei soldi che sono dovuti alle imposte tipicamente comunali. Se questo fosse vero per gli anni successivi e fosse vero nel suo insieme, il comune di Berceto vanta crediti per 4 milioni nei confronti dello Stato. È ovvio che cambierebbe la vita a un territorio come quello di Berceto e ai suoi cittadini, perché veramente ci ha messo in condizioni dal 2013 di non fare più niente, di non avere un soldo a disposizione se non quello per pagare i dipendenti, pagare i mutui che sono molto ingenti del comune di Berceto e a volte pagare l'illuminazione pubblica. Quindi direi che c'è persino l'accusa nei confronti dello Stato di interruzione di pubblico servizio. Quello che fa male è che le dichiarazioni già di Monti, poi di Letta e di Renzi vanno sempre nella direzione opposta, cioè di dire che i comuni sono importanti, che sono utilissimi, che sono sostenuti dal governo. Non è vero, e adesso l'ha stabilito anche la Corte Costituzionale con la sentenza 129. Io credo di agire come ho sempre fatto anche in passato, arrivando a fare quelle che io stesso definisco delle buffonate, ma altrimenti non si arriva a far conoscere le cose perché nessuno ne parla. Ne parlano se un sindaco si mette in mutande, se un sindaco fa il mendicante, se un sindaco si mette una catena nel piede, se un sindaco fa il cameriere. Ne parlano solo se hai la fantasia di inventarti queste cose. Il problema invece è un problema molto serio che tocca la vita di ognuno di noi, soprattutto in montagna, e mi fa piacere che la Corte Costituzionale, che è il massimo dell'espressione legale, abbia dichiarato queste sentenze anticostituzionali. Certo, questa è la riflessione amara. Se un sindaco obbligatoriamente ignorante, perché non sono un professore delle Costituzioni, anche se arriva a capire che le cose sono anticostituzionali e porta avanti magari anche da solo una battaglia su questi temi, c'è da meravigliarsi che quelli che ci governano, che hanno tecnici, hanno numeri illimitati di persone, di consulenze, vengano a tradire la Costituzione in questo modo con cose pasticciate, che adesso poi alla fin fine pagheremo sempre come cittadini, perché lo Stato deve trovare almeno 2,2 milioni per far fronte alla sentenza della Corte Costituzionale, la 129 del 6 giugno. Questo 2 miliardi e 2, è ovvio che lo Stato adesso aumenterà da qualche parte quelle che sono le entrate per far fronte, per rispettare questa sentenza, o altrimenti, come succede tante volte, non rispetta queste sentenze, ma non siamo più in uno Stato di diritto.